Ciao a tutti carissimi amici, ben ritrovati sul canale YouTube dell'Ace Mecha Diary. Nel video di oggi vi volevo far vedere come eseguire questo bellissimo punto che potete eseguire in questo disegno o anche in tutte le altre bisette delle vostre lavorazioni. Si esegue con coppie dispari, per cui ho tolto un paio una coppia di fuselli da questa tela. Seguirò questo punto su 13 coppie. Il filato, ovviamente, come ben sapete, è sempre il numero 40 Tombolo Cantù, quindi cominciamo. Come si inizia questo punto? È molto semplice. Iniziamo lavorando praticamente il primo paio, diciamo, del verticale, ad attorcigliato, ovvero attorcigliamo una volta al verticale, il portante, come possiamo vedere, è già attorcigliato per il piede, punto tela, attorcigliamo una volta il portante, lavoriamo due coppie a punto tela, in questo modo, attorcigliamo una volta il portante e lavoriamo due coppie a punto tela. Attorcigliamo una volta il portante, lavoriamo due coppie a punto tela. Attorcigliamo il portante, lavoriamo due coppie a punto tela. Attorcigliamo il portante una volta sempre e attorcigliamo quindi una volta il verticale in questo modo. Come ben sapete, in tutti i punti Milano bisogna sempre stendere bene le paia. A questo punto eseguiamo il piede come di consueto. A questo punto cosa facciamo? Iniziamo con attorcigliare il primo verticale e eseguiamo un punto tela con la coppia portante del piede. Lasciamo momentaneamente questa lavorazione, lasciamo momentaneamente in sospeso. Quindi prendiamo le successive 4 coppie di fuselli, ovvero le prime due che corrispondono a questa parte e le successive 2 paia, quindi in totale sono 4. Cominciamo a incrociarle. Questo tipo di incrocio lo abbiamo già visto in tante altre lavorazioni. Molto banalmente bisogna innanzitutto incrociare a punto tela le coppie centrali, quindi prendiamo le coppie centrali di queste 4 coppie e lavoriamo un punto tela. Dopodiché proseguiamo verso sinistra lavorando un punto tela sulla successiva coppia, fermiamo e prendiamo l'altra coppia, eseguiamo un punto tela con la coppia di destra e infine lavoriamo un punto tela sui centrali, in questo modo. E poi ovviamente tiriamo. Eventualmente, per essere più comodi, mettiamo uno spillino in questa posizione, così ci ricordiamo che abbiamo fatto gli incroci. Lo faccio rivedere da questa parte con questo motivo. Quindi innanzitutto abbiamo, come abbiamo detto, 4 coppie, quindi 1, 2, 3 e 4, che compongono ovviamente il motivo che è questo, e noi stiamo facendo questa parte. Quindi proseguiamo e prendiamo le coppie centrali, eseguiamo un punto tela,
lasciamo. Dopodiché, con la coppia che ho nella mano destra, che è a sinistra, lavoriamo un punto tela con la coppia successiva. Riprendiamo la coppia che avevo lasciato, lavoriamo un punto tela con la coppia di destra e infine eseguiamo un punto tela con le coppie centrali. Rivediamo perché è un passaggio un po' complesso. Quindi abbiamo, come ho detto, quattro coppie di fuselli, due queste e due qui. E iniziamo a lavorare le coppie verticali che sono al centro e facciamo un punto tela. La coppia che ho nella mano destra l'abbandono momentaneamente. L'altra coppia lavora un punto tela con la coppia successiva, che sta a sinistra. Dopodiché riprendo la coppia che avevo lasciato, questa, e lavoro un punto tela con la coppia di destra. Infine, per chiudere l'incrocio, ovviamente, eseguo un punto tela con le coppie centrali. Fatto ciò, prendo in mano tutti i fuselli e stringo bene questo incrocio. È importante stringere bene questi tipi di incroci proprio perché i punti Milano sono fatti in questo modo. Dopodiché, adesso possiamo togliere eventualmente anche questi spilli. Quindi cominciamo a vedere nel dettaglio come si lavora questa parte. Prendiamo la coppia più esterna che deriva dall'incrocio fatto. Quindi attorciglio una volta la coppia verticale che corrisponde a quella del bordo, del bordino, faccio punto tela e poi ovviamente eseguo il piede. Metto lo spillo, attorciglio una volta il verticale e punto tela. Attorciglio una volta questa coppia e attorciglio una volta anche la coppia che deriva dall'incrocio, sempre una volta. Questa coppia che ho nella mano sinistra la lascio, l'abbandono. Ritorno con l'altra coppia, quindi eseguo una attorcigliata su questa coppia qua, una attorcigliata sul verticale. E punto tela, eseguo il piede, poi attorciglio sempre una volta la coppia verticale e faccio punto tela. Queste due coppie le lascio momentaneamente, verranno riprese quando si farà ovviamente il motivo. Proseguiamo invece a lavorare le coppie centrali. Le coppie centrali come si predispongono? Quindi partiamo sempre dal centro, sempre dal centro. Quindi lasciando una coppia a sinistra e una coppia a destra. Una torcigliata di queste coppie, punto tela. Dopodiché, attorcigliata di entrambe le coppie, una attorcigliata della coppia che ho a sinistra, punto tela, riprendo la coppia che avevo lasciato, attorcigliata su questa coppia, una attorcigliata sulla coppia successiva che deriva sempre dall'incrocio, ricordiamoci, punto tela. E infine devo incrociare le coppie centrali, quindi cosa faccio? Una attorcigliata su entrambe le coppie e punto tela. Come possiamo vedere, tirando ovviamente le paia, si forma il motivo centrale di questo punto Milano. A questo punto dobbiamo lasciare momentaneamente questa lavorazione.
riprendiamo la parte che abbiamo lasciato a sinistra. Quindi queste due sono le coppie che escono dall'incrocio, come possiamo vedere. Le attorcigliamo tutte e due una volta. Le lavoriamo a puntotela con la coppia portante che deriva ovviamente dal piede. Prima di lavorarle a puntotela, attorcigliamo il portante di una volta. Poi attorcigliamo il portante ancora una volta e lavoriamo l'ultima coppia, in questo modo. Adesso questa coppia qua, che ho nella mano destra, l'abbandono momentaneamente. Prendo la prima coppia di questo incrocio e con questa torno indietro per lavorare il piede. Quindi attorciglio entrambe queste coppie, lavoro a puntotela ed eseguo il piede in questo modo. Lavoro, ritorno indietro, quindi lavoro sempre attorcigliando la prima coppia verticale. E a questo punto cosa faccio? Attorciglio ancora una volta questa coppia, attorciglio la successiva coppia verticale che deriva sempre, ricordiamoci, dall'incrocio fatto all'inizio, e poi lavoro a puntotela. Dopodiché attorciglio questa coppia una volta, attorciglio ovviamente il verticale una volta e ritorno verso il piede. Eseguo il piede come di consueto, dopodiché ritorno indietro sempre attorcigliando la prima coppia verticale e faccio un punto tela. Lascio momentaneamente questa lavorazione, proseguo facendo l'incrocio che avevamo fatto in precedenza, quindi questa parte qua. Dunque, attorcigliamo tutte le coppie una volta, quindi questa viene attorcigliata, questa viene attorcigliata, questa viene attorcigliata e questa viene attorcigliata. Prendiamo quindi in considerazione solo esclusivamente le successive quattro coppie. Quindi questa, questa, questa e questa, che corrispondono alle due coppie che vanno, diciamo, in diagonale, che scendono in diagonale verso destra, e le due coppie che scendono in diagonale verso sinistra. Dobbiamo sempre fare riferimento a quello che abbiamo fatto, quindi quello che dobbiamo vedere è il piccolo quadratino che deriva dagli incroci precedenti e poi ovviamente queste coppie verticali che derivano invece dalla lavorazione del piede che abbiamo appena fatto. Dobbiamo incrociarle e dobbiamo incrociarle come se fosse un ragnetto e come vi ho mostrato in precedenza. Quindi partiamo sempre dal centro, lavoriamo a puntotela in questo modo, quindi questa coppia ha lavorato il centro e poi successivamente ha lavorato la coppia successiva a sinistra. Eseguo la stessa operazione con l'altra coppia, quindi lavoro a puntotela tutte le coppie in questo modo. Come possiamo vedere, abbiamo incrociato tutte le paia. Eventualmente, per non disfare il lavoro, possiamo mettere uno spillino che mantiene in tensione la tela. E con questa parte di lavoro adesso la dobbiamo sospendere, perché dobbiamo preoccuparci di lavorare questa parte. Quindi sistemiamo le paia come abbiamo fatto e anche qui prendiamo successive quattro coppie che andremo a attorcigliare. Quindi questa è la prima coppia e viene attorcigliata, questa è la seconda e viene attorcigliata, questa è la terza e viene attorcigliata e questa è la quarta e viene attorcigliata.
come vi ho mostrato, partiamo sempre dal centro, quindi eseguiamo un punto tela e lasciamo la coppia che ho nella mano destra. Continuiamo a lavorare a punto tela la coppia successiva a sinistra, in questo modo, e poi riprendiamo la lavorazione. Quindi riprendiamo questa coppia e lavora la coppia successiva, in questo modo. E successivamente, per chiudere questo incrocio, dobbiamo lavorare le coppie centrali a punto tela. Come possiamo vedere, prendendo in mano queste quattro coppie e tirando bene il lavoro, l'incrocio è stato fatto. Possiamo mettere uno spillino qua per mantenere in forma il lavoro. A questo punto dobbiamo lavorare a punto tela tutte queste coppie, ovviamente sempre a gruppetti. Quindi cosa facciamo? Questo qui è il nostro portante, che deriva ovviamente dal piede. Lo attorcigliamo una volta, lavoriamo due coppie a punto tela. Eventualmente possiamo anche mettere la coppia sopra lo spillo per tendere anche meglio, però prima volevo farvi vedere. Quindi abbiamo lavorato due coppie a punto tela, ovviamente prima eseguendo la torcigliata, come possiamo vedere. Dopodiché attorcigliamo una volta il portante, eseguiamo due coppie a punto tela, in questo modo, una attorcigliata, lavoriamo due coppie a punto tela, come avevamo fatto all'inizio, una attorcigliata e lavoriamo due coppie a punto tela. Successivamente, con la coppia che fa da margine, questa qui la lavoriamo sempre ad attorcigliato. Quindi attorcigliamo una volta la coppia verticale, attorcigliamo una volta il portante e eseguiamo un punto tela. Eseguiamo successivamente il piede, in questo modo. Tiriamo sempre bene il lavoro in modo da stringere tutti gli incroci e facciamo tensione con le paia. A questo punto lavoriamo praticamente due giri sempre nello stesso modo, quindi la prima coppia che fa da margine viene lavorata sempre da attorcigliato, quindi attorcigliamo una volta e via. Una attorcigliata del portante, due coppie a punto tela, in questo modo, una attorcigliata del portante, due coppie a punto tela, una attorcigliata del portante e due coppie a punto tela, una attorcigliata del portante e due coppie a punto tela. Una attorcigliata del portante e infine lavoriamo l'ultima coppia che fa da margine a punto tela. Eseguiamo il piede. E mettiamo lo spillo. Lavoriamo a punto tela a punto tela ad attorcigliato la prima coppia, come di consueto, e poi riniziamo di nuovo. Quindi una attorcigliata sul portante, due coppie a punto tela, e tendiamole sempre molto bene queste coppie, una attorcigliata del portante, due coppie a punto tela, una attorcigliata del portante, due coppie a punto tela, sempre facendo tensione,
in questo modo, una trocigliata del portante e lavoriamo due coppie a puntatela. In questo modo. Come potete vedere, faccio sempre molta tensione con sia il portante che le paia verticali. Una trocigliata dell'ultimo paio verticale che fa da margine, una trocigliata del portante, punto a tela, e infine eseguiamo il piede. Così. Mettiamo lo spillo e poi eseguiamo un ultimo giro come questo, che corrisponde al primo che abbiamo fatto. Quindi questo giro che andremo a eseguire corrisponde al primo che ho fatto in precedenza. L'alternanza ovviamente di tutti questi passaggi produce questo effetto.